ragazzi, qui Marchettino e oggi... Ragazzi, ma guardate questo vano motore 12 cilindri Ferrari. Questa è semplicemente pornografia audiovisiva. E la parte più bella è che a breve questi capolavori gireranno qui in pista di Imola. Purtroppo i tappeti non li ho portati. Grosso errore. Oggi è un'occasione piuttosto rara ed emozionante. Rara perché vedremo girare tante Formula 1 storiche ed emozionante perché indubbiamente il connubio del circuito di Imola e Formula 1 suscita tante emozioni e ricordi. Oggi sembra di essere in un vero e proprio Gran Premio di Formula 1, perché guardate, io devo stare attento a dove cammino perché qui ci sono macchine di Formula 1 ovunque. Oggi sono al Minardi Day, che è una manifestazione organizzata da Giancarlo Minardi, cognome abbastanza famoso nella storia della Formula 1. È una festa qui nella terra dei motori, non ci sono solo Formula 1, come potete vedere l'Urus, che onestamente era meglio se non veniva. Abbiamo qui delle quadrifoglio, delle macchine storiche molto importanti, bellissima NSX, e qui abbiamo anche la Huayra BC. Devo dire che è molto emozionante muovermi qui nei box e vedere tutti questi pezzi di storia della Formula 1. Guardate qui, un nome che dice veramente tanto. Per gli amanti delle Formula 1, specialmente le vecchie glorie, è un'occasione da non perdere. Cosa figa di questi eventi è che se l'accredito giusto sei letteralmente dentro alla pista. Ah, che spettacolo! E io ragazzi, come tutti gli anni, faccio l'errore di non portare i tappini per le orecchie. No.
ragazzi, guardate qui che pezzo raro, la Tyrrell, la Formula 1 a 6 ruote. Questo è un pezzo molto raro da vedere. Dire che la giornata è giunta al suo termine. Minardi Day è una di quelle poche e rare occasioni dove gli appassionati possono veramente godere nel sentire, nel vedere delle vecchie glorie che hanno segnato la storia della Formula 1. Sono tanti anni che vengo a questo evento e direi che è sempre un piacere per i miei occhi e per le mie orecchie. Io ringrazio anche il mio amico youtuber 19bozzi92 perché le riprese con la videocamera che vedete sono di sua gentile concessione. Oggi purtroppo per via delle tante bandiere rosse le Formula 1 non hanno girato tanto, però vederle in azione è sempre un vero e proprio piacere. Beh ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like e iscrivetevi al canale se siete ancora fatto. E come sempre, grazie per la visione. Ciao!